Ciao amici, a chi capita di svegliarsi nel cuore della notte e lanciarsi all'attacco della dispensa? A me capita e anche a lui, anche a me succede ogni tanto, può capitare di avere attacchi di fame notturni e non c'è nulla di male, può essere perché la cena non era quella giusta o per motivi legati al metabolismo. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola I qui in alto a destra. Ci sono due accorgimenti da seguire. Uno, digestione. Può essere fame se la cena è trascorsa da almeno 3 o 4 ore, cioè la digestione è finita e lo stomaco si è svuotato del tutto. Ma se viene fame dopo una o due ore, si tratta di fame nervosa e per superarla potete seguire i consigli di questo mio video. Due, tipi di cibi. Non tutti i cibi vanno bene per uno spuntino notturno perché durante la notte il metabolismo non brucia come di giorno. Quindi, se non vogliamo fare uno spuntino ingrassante, ci sono alcuni consigli che potete seguire che oggi voglio condividere con voi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, ditemi, voi cosa mangiate per placare la fame notturna? Scrivetemelo nei commenti. Io attacco il gelato e squaletto il pacco dei biscotti. Ai ai ai. I cibi sicuramente da evitare per uno spuntino in pigiama sono snack dolci e salati industriali, come patatine, gelato, cioccolatini vari e poi formaggi, salse industriali, salumi, bibite, per non parlare di torte. Il problema in questo caso sono i carboidrati e i grassi in eccesso che il corpo trasforma subito in riserve di grasso perché è inattivo. Poi sono cibi difficili da digerire e pesanti per stomaco, fegato e intestino. Così alla mattina ci svegliamo stanchi e senza energia. E allora cosa mangiamo? Tisane e superfoods. La prima cosa da fare è una tisana calda al gusto che preferite, ma non un tè perché poi bisogna dormire. Io preferisco quelle digestive come zenzero, finocchio oppure relax. Dopo aver sorseggiato un po' di tisana potete capire meglio se avete davvero fame. A questo punto la naturopatia consiglia cibi ricchi di nutrienti come acidi grassi omega 3, vitamine, minerali, anche proteine, ma pochi carboidrati. Vanno bene frutta secca, mandorle, nocciole, pinoli, uvetta, albicocche secche, noci, semi di sesamo, girasole, zucca, bacche di goji. Sono leggeri, danno subito un senso di sazietà e contengono minerali e vitamine utili al cervello e quindi al riposo. Ovviamente chi è più giovane può tranquillamente mangiare un panino o un piatto di pasta se la fame è tanta. Basta usare condimenti light e non esagerare con le quantità. Poi ciascuno sa cosa riesce o meno a digerire e si regola da solo. Per vedere tanti altri consigli su come vivere meglio in modo naturale, iscrivetevi al canale. È facile, basta un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia consapevole e vivi meglio!